E questo è il bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini, questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso. Vendo il bar. Ma a chi? All'egiziano, quello del kebab. Dimmi com'è! Grande amico, vendo bello orologio, amico. 5 euro. Ma non piove più. 4 euro perché non piove più. Amico, guarda un attimo. Filo di Svezia. Scozia. Si chiama filo di Scozia. Le prendo tutte se me le metti 20 euro. Abbiamo sempre fatto 15 al paio. Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3. Venga dentro, lo troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè. Casa tua è laggiù, da qualche parte, in Africa. Ed è lì che io ti riporterò. Mario, mi chiamo Dalida. Quella storia di tornare a casa porterebbe anche me? Dai, Mario! Dai! Mi piace, Mario. Prova, fammi un complimento. Dilli, un bambaye soko morimoko. Un bambaye soko morimoko. Grazie, Mario. Mi sa che non ho capito. Lei li stava riportando in Africa. Traghetto Napoli-Tunisi e poi tutta una tirata fino in Senegal. Se ognuno facesse come me, uno alla volta, vi riportiamo a casa, vi riportiamo tutti. Una vacanza umanitaria. Per gli amanti del cinema italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese, però so che sarà cosceneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobò. Il film dovrebbe intitolarsi Freaks Out, però potrebbe essere provvisorio e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlata una lingua ricostruita precedente al latino. Allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e date di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria!